Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Venendo anche quest'anno, ringrazio il Signore e vi porto la pace. È il dono che il Vescovo porta per sua missione, perché gli Apostoli lo hanno ricevuto da lui nel Cenacolo. Dopo la sua risurrezione, per tre volte ha detto loro pace. E quindi questa pace che oggi porto nel cuore di ciascuno di voi nasce dal perdono di Dio che ora insieme invochiamo, riconoscendoci peccatori, riconoscendoci fragili ma segnati dal suo amore. Per questo confessiamo umilmente e con fiducia i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, supplico la Beata sempre Vergine Maria, degli Santi e voi fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Funziona? Sì. Signore, è bello stare qui. Facciamo tre tende. Una per Mosè, una per Elia, l'altra per chi era? Ecco, loro sono i tre apostoli che, se ricordo bene, era Pietro, Giacomo, sono andati sul monte Tabor, diciamo, hanno visto qualcosa di straordinario, però a conti fatti poi sono tornati giù, se mi permettete, come prima, forse anche peggio di prima. Allora c'è qualcosa che questa pagina del Vangelo ci insegna in profondità, perché questi tre apostoli e tutti gli altri dodici, eccetto Giuda che ha fatto un'altra fine, hanno capito tutto quando Gesù era già morto, risorto, asceso al cielo, il giorno in cui scese lo Spirito Santo. Potremmo allora dire una cosa semplicissima, che la loro fortuna non fu di essere stati con Gesù sul monte Tabor, ma di essere stati insieme con Maria nel Cenacolo, e in questo possiamo dire di essere come loro, perché noi oggi siamo qui con Maria in un Cenacolo straordinario che ci vede tutti raccolti e che vede la potenza invisibile dello Spirito Santo agire nel cuore di ciascuno di noi. Ma sul monte Tabor è avvenuto qualcosa che è rimasto però nei discepoli. È rimasto, come dire, una memoria che Gesù ha voluto subito chiarire, perché ha detto: sentite, adesso dovete capire una cosa, che il figlio dell'uomo adesso scenderà giù, dovrà passare per la croce, dovrà salire su un altro monte, dovrà essere messo a morte. Immagino a quel momento gli apostoli hanno detto: a sto punto abbi pazienza, non è che o ti stai sbagliando tu, oppure noi non abbiamo capito bene. Non avevano capito bene. Quello che spesso capita anche a noi cristiani, il mistero della croce, che è il mistero della divina misericordia, è qualcosa che sconvolge totalmente il nostro modo di pensare, che cambia in profondità il nostro cuore. Per questa ragione è importante che dinanzi a Gesù noi ci poniamo non con l'attitudine degli apostoli, che avevano già un'idea del Messia, avevano già una loro concezione e si aspettavano già qualcosa da Lui, che Gesù ha totalmente annullato. Li ha proprio messi all'angolo, li ha, come dire, tramortiti, al punto tale che gli apostoli, dopo la Pentecoste, hanno capito tutto quello che prima non avevano capito. Se voi pensate che per 3 anni sono stati vicino a Gesù, hanno visto i suoi miracoli, hanno sentito le sue prediche, hanno visto il suo esempio e sono rimasti come prima. Tutto avvenne dopo la Pentecoste, grazie a un dono che si chiama lo Spirito Santo. Per questo, amici miei, ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia, ci è ridata la possibilità di sperimentare ad un tempo, innanzitutto, la ricchezza del Cenacolo, che richiama però anche il Cenacolo in un'altra situazione,
in un altro momento, era il Giovedì Santo, quando Gesù, prima della sua passione, parlò ancora agli apostoli spiegando loro il valore fondamentale di ciò che stava per verificarsi il giorno dopo. Ed è dopo la Pentecoste, nella Pentecoste, che capirono tutto. Sto accentuando molto questo, sapete perché? Perché ritengo che un bisogno fondamentale della nostra vita cristiana sia quello di, sempre di più, di lasciar cadere le nostre paure, di lasciar cadere le nostre sicurezze, la ricerca di qualcosa di sicuro per fare sì che dentro di noi ci sia solo Lui, Gesù risorto, Gesù crocifisso glorioso, che dal suo costato ci fa arrivare i raggi della sua misericordia. Io so, e ho seguito poco purtroppo e mi dispiaccio, che il tema di questo nostro incontro, al quale ho partecipato solo con la messa, spero magari di avere occasione un'altra volta di essere un po' più presente, il tema è che la divina misericordia che Gesù misericordioso innanzitutto guarisce, ma poi rigenera e poi ci rende suoi apostoli, come dire, ci rifà nuovi, ci rifà totalmente nuovi se ci lasciamo agire da Lui. Non è che la novità si vede, eh? La novità del cuore si sente, si percepisce. Rimaniamo come sempre esteriormente, forse possiamo anche cambiare un po' esteriormente, ma è il cuore che Gesù ci guarisce. Ora permettete che brevissimamente, non vi voglio trattenere a lungo, perché avrete sentito tantissime belle cose, ma io dica una parola su che cos'è questa guarigione, perché oggi c'è un grande bisogno di guarigione e per me la guarigione è sperimentare la consolazione di Dio, il suo amore. Se tu sei amato, non temi nulla. Se questo amore è diventato il tuo sangue, tu vivi. Se questo amore è diventato, come dire, qualcosa di profondo di te, oltre il tuo sangue è diventato anche il tuo ideale, la tua vita, non temi nulla. Un giorno ho incontrato una persona mal ridotta, ammalata, in questi giorni proprio, qualche giorno fa. Sono facendo la visita pastorale, come ogni vescovo fa, e quando vado mi fermo in genere nella parrocchia una settimana, vivo lì, faccio tutto con loro, visito uno per uno, se posso, tutti gli ammalati, vado in più famiglie, mangio con loro, insomma dormo, ecco, vivo con loro perché un pastore deve sentire che cosa vive lì. Bene, sono entrato in una casa, esisteva una donna la quale è malata, non ce la fa più a camminare e vive con un figlio, ammalato pure quello, soli, e lei, nonostante sia in una situazione disperata, cammina, non parla, non riesce a parlare. E allora mi scrive, più o meno ricordo queste parole: sono molto contento che lei è venuto, l'aspettavo da tempo, io sono sola, non ho nessuno al mondo, non ho nulla, ha cominciato a piangere e poi scrive: ho soltanto Gesù, il mio Gesù, che ogni giorno mi guarisce. Mi sono commosso, ho detto: ti riverrò a trovare, perché questa donna che umanamente non ha nulla, se voi la vedete non riesce neanche a parlare perché ha una faccia, ha una malattia che gli fa uscire continuamente tutto qui, tutta questa cosa qui, quindi deve fare continuamente così. È incredibile, non ha nessuno, ha il suo Gesù che ogni giorno mi guarisce.
E allora gli ho scritto, ma cosa vuol dire ti guarisce? E lei mi ha risposto semplicemente, mi dà tutto, punto. Ma cosa vuol dire? Ho insistito tutto. Mi ha guardato e ha sorriso. Mi ha sorriso e non ha aggiunto altro. Ma io ho capito che cosa mi voleva dire questa donna. E la porto con me nel cuore, la riandrò a trovare perché credo che persone come queste ci insegnano che noi possiamo perdere tutto, gli occhi, possiamo perdere le gambe, possiamo perdere le amicizie, ma se non perdiamo Gesù abbiamo tutto. E se invece, come Gesù ci ha detto nel Vangelo, cerchiamo tutto il resto ma non abbiamo Lui in mano, abbiamo nulla, tutto si squaglia come neve al sole. Quindi questa guarigione di cui penso possiamo parlare non è tanto che ci guarisce perché siamo sordi, anche quello, ci guarisce perché non siamo ma soprattutto ci dà la guarigione più profonda, che è il rinnovamento del cuore, che è il cuore nuovo che già Ezechiele aveva promesso, un cuore di pietra sfragnato perché diventi cuore di Dio, un cuore nuovo, il cuore stesso di Cristo. Ecco perché la guarigione è un rigenerare che ti rende capace di essere felice anche in mezzo alle situazioni più difficili. E oggi questo nostro mondo ha bisogno di gioia. La rigenerazione che Gesù compie ha un solo nome, è felicità, è gioia. Ecco perché oggi, in questo nostro mondo, in cui c'è tanto piacere, c'è tante forme di piacere, tante ricerche di piacere, Gesù vuole portare attraverso di noi la sua gioia, la gioia che convive con il dolore, che in certi momenti diventa, come dire, capace non di togliere, ma di trasformare tutta la nostra vita. Quanto sarebbe bello, come sogno, di vedere la mia e la vostra vita trasformata in gioia, in profumo di gioia. Perché la rigenerazione di questo mondo avviene solo attraverso Cristo. E noi siamo le sue mani, noi cristiani siamo i suoi piedi, noi cristiani siamo il suo cuore, noi cristiani siamo Lui stesso, che con noi cammina e cambia il mondo. Ecco quindi che siamo arrivati già, per logico percorso, a comprendere che come cristiani abbiamo una missione da compiere, quella di essere costantemente in cammino. Nel Vangelo di Luca Gesù cammina sempre, Maria cammina fin dall'inizio, la nostra vita è un camminare costante, è un uscire continuamente da noi stessi, come direbbe Papa Francesco, è un andare, è un non diventare mai stagnanti. E tutto questo percorso, ce l'ha ricordato la prima lettura, per fede Abramo è andato, per fede Noè ha camminato, per fede i profeti sono andati. La fede è la benzina del nostro cuore, è la benzina della macchina vitale della nostra vita, che continuamente si rifornisce alla sorgente dell'amore di Dio e ci fa camminare, ci fa andare avanti. Non ci fa mai, come direbbe Sant'Agostino, andare ai bordi e perderci a raccogliere le margherite quando ci abbiamo davanti da raggiungere una vetta straordinaria. Ed è così che oggi, trovandomi con voi, ho la gioia straordinaria di sperimentare come insieme possiamo compiere il grande miracolo che Gesù aspetta da tutti noi. Dare al mondo la testimonianza che Lui è vivo, che Lui è presente, che Lui agisce in ciascuno di noi,
dal più piccolo al più grande, dal più debole al più forte, dal più ricco di umanità al più povero di umanità. Nessuno è inutile, ricordiamocelo sempre. Nessuno è così piccolo da non essere capace di salvare il mondo. Nessuno è così grande da non aver bisogno del più piccolo di noi. Ed è con questo spirito che continuiamo questa nostra celebrazione eucaristica, non senza ricordarci che oggi la liturgia ricorda un martire, San Policarpo, vescovo, di cui abbiamo il primo racconto della passione, del suo martirio. Nella storia della Chiesa è il martirio di San Policarpo che ci è stato tramandato come il primo referto, potremmo dire, la prima cronaca di un martirio. Ed è interessantissimo leggere questa storia di un vecchio che viene trasportato che viene trasportato per essere ucciso e supplica i suoi: vi prego, non fate la stupidaggine di salvarmi la vita, io ormai devo andare, non abbiate paura se mi mettono nel fuoco, perché ho sopportato altro, anzi, se vado nel fuoco, se potete aumentatelo, non mi fate il torto di impedirmi di morire martire. Quando la nostra vita è totalmente infuocata d'amore di Dio, non esiste fuoco umano che possa spaventarla. Questa è la ragione per cui noi chiediamo al Signore il dono di essere infuocati dentro del suo amore, perché questo fuoco è capace di bruciare tutti, tutto ciò che ci impedisce di essere come Lui ci vuole. Ed allora la nostra vita, come quella di San Policarpo, sarà capace di dare coraggio ad una comunità, e soprattutto sarà coraggio fino all'ultimo di volgersi ai suoi fratelli e di dire: mentre brucia nel fuoco, rendete grazie al Signore con me, perché mi ha fatto questo grande dono. Siamo in un altro mondo, siamo in un altro modo di pensare, siamo cioè in un modo totalmente strano per la logica di questo mondo, e quando siamo così non possiamo pretendere e non dobbiamo pretendere di essere capiti e di scendere a compromessi, perché allora siamo diventati veramente il segno vivo di Cristo, che è venuto a mettere una spada, a dare a questo mondo la forza di guardare al cielo, staccandosi da tutto ciò che appesantisce costantemente il nostro cammino. Sia lodato Gesù Cristo. Preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione di vita, fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno di Maria, porti a tutti i popoli l'annuncio del Vangelo e attiri sul mondo l'effusione del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione da parte del Vescovo, volevo ringraziare Don Giovanni per la sua presenza. All'inizio lui ha detto, dice, anche quest'anno sono qui. Beh, ti dico, se non fossi qui, insomma, il convegno ne risentirebbe un po', perché la tua presenza è sempre molto importante per noi. Grazie, grazie, grazie. E poi anche vorrei ringraziare di cuore padre Luigi Recchia, che è il ministro provinciale dei frati minori della provincia del Lazio e dell'Abruzzo, della nuova provincia di San Bonaventura,
e ieri voi avete visto che vi ho presentato quello che è il cammino spirituale che noi abbiamo fatto in questi anni e quello che, con l'aiuto sostenuti dall'intercessione di Maria e dalla grazia di Cristo, desidereremo realizzare nei prossimi anni. Ecco. E per questo voglio ringraziarlo, perché se possiamo lavorare, se posso lavorare, molti di voi mi hanno detto grazie Padre Francesco per quello che fai, però vi dico che se io lo posso fare è grazie alla benedizione del mio padre provinciale, Padre Luigi Recchia. Grazie. No, non faccio un'altra predica, ma una parola la devo dire. Anni fa vi raccomandai di adottare un prete. Chi lo ha fatto alzi la mano. Siamo rimasti pochi, allora bisogna rinnovare. Vi devo dare una buona notizia e una brutta notizia. Quale volete prima? La bella? La bella notizia è che grazie a questo impegno di adozione di un sacerdote, io ho toccato con mano che ci sono stati almeno 3 preti salvati veramente. E quindi questa è una bellissima notizia. Però c'è una brutta notizia, e tutte le brutte notizie vanno date in modo tale che poi noi le trasformiamo in belle. In questi anni ci sono stati tanti sacerdoti che hanno abbandonato, soprattutto giovani sacerdoti, alcuni addirittura dopo essere stati ordinati da pochi mesi. Noi vescovi, quando ci incontriamo ogni tanto, non dico che ci piangiamo addosso, ma piangiamo insieme, perché un sacerdote di meno, un sacerdote che abbandona, è un popolo che non ha pastore. Questa non è una bella notizia, ma noi la possiamo trasformare in una notizia stupenda. Se adesso voi vi impegnate, tutti voi che siete qui, ad adottare un sacerdote, e l'anno prossimo e dopo vedremo che cosa questo produrrà. Va bene? Chi è disposto ad adottare il sacerdote alzi la mano. Ma dovete farlo sul serio, perché questa è una cosa, non sapete dove sarà, ma in questo momento la Madonna, che è madre della Chiesa, madre dei sacerdoti, vi sta affidando a ciascuno di voi un sacerdote. Fermiamoci un istante, perché lei possa guardarvi nel cuore e mettere insieme. Il mondo è grande ma anche piccolo. Noi siamo pochi ma siamo anche tanti. Nelle sue mani possiamo veramente fare il miracolo che è il sogno di Gesù. Vedere questo mondo attraversato da sacerdoti santi. Perché quello che io chiedo è che noi adottiamo sacerdoti non perché siano sacerdoti, non perché siano sacerdoti buoni, ma perché siano santi sacerdoti. Lo vogliamo domandare adesso alla Madonna, rivolgendoci a lei e dicendo, come faccio dire ogni giorno, in ogni messa, nella mia diocesi, per questa intenzione e per le vocazioni, salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia. Con la benedizione che ora do intendo benedire tutti gli oggetti che avete, le foto dei vostri cari che avete portato, tutte quelle cose che vi stanno particolarmente a cuore.
Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine, Madre della Chiesa, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la memoria di Maria, Madre della Chiesa, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Un abbraccio a voi tutti, perché non lo potrò fare fisicamente, ma vi voglio bene e alla prossima volta, spero presto.